Bentornati o benvenuti sul mio canale, amici. Il video di oggi sarà veramente interessante, perché oggi non parleremo di architettura, né di architetti. Oggi parleremo di arte, di un artista minimalista contemporaneo che, anche se purtroppo non è più in vita, ha prodotto fino agli anni 90. E voi direte che beh, che c'entra questo con supposte di architettura? Beh, invece c'entra. C'entra e come? E lo capirete nel corso del video, secondo me. Ma soprattutto lo capirete se avete visto il primo episodio di Supposte di architettura, che vi linko qui su. Quindi mettete in pausa, andate a vedere quello e poi tornate a vedere questo. Ok? Bene. Ora che siete più preparati, possiamo procedere con l'argomento di oggi. Ma prima, come al solito, devo ricordarvi che qui sotto c'è un pulsantino rosso. Cliccateci su per iscrivervi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi mai nessun video futuro. In più, seguitemi su Instagram e Facebook, dove, oltre a idiozie varie, foto e stregoneria, troverete anche i sondaggini per poter decidere insieme a me gli argomenti di cui vi parlerò nei prossimi video. Perciò, seguitemi ovunque. Grazie. Ebbene amici, oggi parleremo di Dan Flavin, uno dei miei artisti preferiti di sempre. E parleremo anche del suo rapporto con lo spazio. Lo spazio è inteso come lo spazio, cioè come quello che sta dentro le camere, tra i muri, non come lo spazio astronomico. Ecco. Dan Flavin, scomparso ahimè nel 1996 all'età di soli 63 anni, era un artista minimalista americano, newyorkese per esattezza, che realizzava installazioni utilizzando semplicemente lampade colorate. Naturalmente la sua preparazione è stata prettamente artistica, ma lo stesso Flavin ha ammesso di aver iniziato a maturare una mentalità da artista mentre lavorava come operatore degli ascensori in alcuni dei musei più importanti di New York. È stato infatti proprio durante il suo impiego all'American Museum of Natural History che ha iniziato a pensare ad una serie di installazioni che avessero come protagonista proprio la luce elettrica, tipologia di lavoro che lo consacrerà come uno dei più eclettici e interessanti artisti contemporanei. Ma da dove nasce questo modo singolare di interpretare il gesto artistico? Beh, Flavin non ha mai fatto mistero del suo rifiuto verso i mezzi canonici dell'arte. Pittura, disegno, scultura semplicemente non gli interessavano. Probabilmente la colpa di questo è da imputare al tempo in cui Flavin ha vissuto. I suoi primi lavori nascono infatti a cavallo degli anni 60, anni in cui il ready-made era un'attrattiva incredibile per gli artisti. Il rifiuto delle regole canoniche a favore della celebrazione degli oggetti della quotidianità e della contemporaneità è ciò che ha contraddistinto un sacco di personalità artistiche contemporanee, come per esempio Andy Warhol, che è sicuramente il più famoso, ma successivamente anche artisti come, non so, Damien Hirst. Insomma, il nostro Dan Flavin aveva avuto un'illuminazione, fare arte con le lampadine. Illuminazione, lampadine, No? No, ok. Sì, perché inizialmente Flavin usava proprio le lampadine a bulbo, utilizzando, oltre che la luce prodotta, anche l'oggetto stesso. Ben presto però Flavin si rese conto della vera parte fondamentale delle sue intuizioni, ovvero la luce. Da quel pensiero fatto al Museo di Storia Naturale, infatti, nascerà la serie Icons, ovvero delle sculture in cui è la luce ad essere il gesto compositivo principale. Ben presto poi inizierà a lavorare con i neon, prediligendo tra l'altro una palette di colori davvero molto ristretta. Il blu, il verde, il rosa, il rosso, il giallo, la luce ultravioletta e ben 4 tonalità diverse di luce bianca. Per quanto riguarda la forma, le combinazioni dei suoi lavori saranno tutte dettate dalla luce lineare, dalla forma lineare del neon. E solo dal 1972 in poi anche dalla forma circolare. Effettivamente, fino ad allora, tutti pensavano che la luce servisse semplicemente a valorizzare l'arte, a saperla illuminare bene. Ma nessuno aveva pensato che la luce era effettivamente materia, che fosse essa stessa un fatto d'arte. Certo, in pittura o in fotografia è sempre stata una parte fondamentale della composizione, ma Flavin porta l'attenzione su come la luce possa essere completa, diretta, sfrontata già da sola. E fin qui tutto ok. Credo che il concetto sia abbastanza chiaro. La luce, talvolta colorata, usata come soggetto, come pennellata. Ma la tela? Ed eccoci arrivare al fulcro di questo video. La tela di Dan Flavin, ovvero il supporto, la scenografia, lo sfondo,
chiamatelo un po' come vi pare, io lo chiamerò semplicemente spazio. Sì, perché nell'arte di Dan Flavin la luce è fondamentale, ma questa non potrebbe assolutamente esistere se non supportata dallo spazio. E attenzione, perché con spazio non intendo semplicemente il vuoto, bensì sì il vuoto, ma anche lo spazio architettonico. Per Flavin, infatti, il disegno architettonico è colui che alza la palla alla luce prodotta dai suoi neon. Probabilmente il modo migliore per spiegarvi questo concetto è mostrarvi direttamente quello di cui sto parlando. Ecco, per esempio, in questo Untitled to Bernard Newman to commemorate his simple problem, red, yellow and blue, è chiarissimo il concetto. L'opera è messa nell'angolo, ma l'angolo, anche grazie al modo in cui è stato illuminato, scompare. Sembra infatti che in quel punto la camera sia infinita, che non abbia confini. E gli esempi di angoli di Dan Flavin sono tantissimi. Tutti esempi in cui la linea di collisione tra i due muri ha un ruolo pari a quello della luce nell'opera, che assume la funzione di linea di demarcazione, di linea verticale che rompe l'orizzontalità, o che semplicemente scompaia, facendo pesantemente notare più che la sua presenza, la sua assenza. Quella linea dell'angolo è importantissima nel disegno finale dell'opera. Non a caso i corners di Dan Flavin sono pensati su misura per lo spazio che andranno ad abitare. E tra l'altro, nel caso in cui un neon si rompa o smetta di funzionare, non sono assolutamente previsti aggiustamenti, ma solo una lenta e irreversibile morte dell'opera. Opera che appunto rimane disegnata per quel luogo e per quel momento, senza possibilità di essere ripetuta o spostata. Ma oltre agli angoli, Dan Flavin fa un uso smoderato di corridoi. Parliamo di veri e propri corridoi, come quelli che avete a casa, per spostarvi da una stanza all'altra, che con l'uso sapiente e spiazzante dei neon colorati diventano delle vere e proprie opere pittoriche. Uno di questi famosi corridoi è per esempio parte della collezione permanente di Villa Menafoglio Litta Panza di Varese, collezione che vanta una numerosissima presenza di camere firmate da Dan Flavin, oltre che di Sky Space di James Turrell. Ve ne ho parlato nel primo video di Supposti di Architettura. Sapete cosa fare. Approfitto di questa piccola parentesi per esortarvi ad esplorare l'Italia, perché nasconde dei tesori incredibili e insospettabili, proprio come questi di Villa Panza, una collezione d'arte contemporanea inestimabile, invidiata persino dal MoMA di New York. Ed è qui a casa nostra. Io trovo incredibile che la gente viaggi per tutto il mondo e non conosca poi le meraviglie dell'Italia, di casa propria. E va bene, la chiudo qui, aggiungendo però che Villa Panza è uno dei luoghi del FAI e sostenete il FAI, amici, perché ci offre un sacco di cose bellissime. Ma torniamo a noi, dicevamo i corridoi. I corridoi come opere pittoriche. E badate bene che ho detto opere pittoriche e non esperienze, perché anche se questi spazi sono percorribili, attraversabili e esplorabili se vogliamo, Dan Flavin ne fa opere statiche, ben poco interattive, da guardare ma solo da un certo punto di vista, stando immobili. Curiosa è infatti la definizione che egli stesso dà alle proprie opere, ovvero le chiama situazioni, non installazioni. Come se fossero un po' dei diorami, dei modellini in una scatola, che hanno tre dimensioni, ma che bisogna sbirciare da un buchino e soltanto da una certa angolazione, in cui è praticamente impossibile entrare. E a questo proposito vi porto l'esempio di un'opera bellissima che Flavin ha fatto proprio in casa nostra, in Italia. E si tratta della magnifica chiesa di Santa Maria Annunciata nella Chiesa Rossa, a Milano. Andatela a vedere. Che è il perfetto esempio di quanto abbiamo detto prima. L'altare diventa un vero e proprio quadro da osservare, ma da seduti sui banchi. Uno spazio della quotidianità, sicuramente un'architettura non molto virtuosa, che però colorata con la luce diviene opera d'arte, quasi un'opera pittorica, da contemplare esclusivamente da lontano, come una perfetta composizione di cromie, luci ed ombre e anche volumi. E devo dire che questa è la parte che più preferisco di Dan Flavin. Lasciate che vi spieghi. Abbiamo visto come per esempio James Turrell faccia della propria arte architettura, in cui non solo è possibile, ma è addirittura doveroso entrare, vivere la percezione, sperimentare con lo sguardo e l'udito delle opere spaziali in cui bisogna camminare, in cui devi respirare, guardarti intorno e a volte addirittura passare giornate intere e aspettare la notte. Flavin invece fa dell'architettura arte. Esattamente il contrario. James Turrell
fa dell'arte architettura. Flavin fa dell'architettura arte. Ma attenzione, un'arte da contemplare, non da vivere. Ed è uno dei pochissimi artisti che stabilisce una vitale interazione tra arte e architettura, ma usando quest'ultima non solo come spiegazione spaziale delle proprie installazioni, ma anche come una sorta di scenario bidimensionale. Ovviamente, nonostante non sia sempre possibile esplorare e attraversare le opere di Flavin, come abbiamo detto, le sue camere trasmettono una enorme emozionalità, perché anche se devi stare fermo a guardare, ti è concesso entrare e trovare da solo il tuo posto, il tuo personale punto di vista. Per esempio, le opere dedicate al fratello David, morto precocemente di poliomielite, sono fortissimi schiaffi che con solo della luce colorata e delle linee possono addirittura portare alla commozione, all'emozione profonda e all'immedesimazione nel dolore. Sì, amici, perché colore e luce ti estraniano dal qui e ora e ti portano direttamente nella mente dell'artista. Per questo le opere di Flavin sono, diciamo, stand alone, se possiamo definirle così. Opere fatte su misura per gli ambienti, per gli angoli, per i corridoi, come abbiamo visto, ma che devono riempire da sole l'intera stanza, senza finestre, senza pavimentazione, un po' come appunto si vede in Villa Panza. Le stanze che le ospitano devono essere delle scatole asettiche, pronte a riempirsi solo di luce e colore. Lo spazio deve diventare denso e il vuoto stesso a diventare arte. Alcuni pezzi della serie Monument for Tatlin, per esempio, sono custoditi in musei, in allestimenti, che però prevedono più opere, a volte anche di artisti diversi, nella stessa stanza. Questa cosa mi è capitata di vederla a Palazzo Grassi a Venezia, non mi ricordo l'anno, ma la mostra era Where Are We Going? Ma stessa cosa mi è capitata anche di vederla al MoMA di New York, dove per esempio il pezzo di Flavin è parte della collezione permanente del museo. E questo tipo di allestimento è secondo me inaccettabile. Chi conosce davvero il lavoro di Dan Flavin, le sue motivazioni e l'obiettivo della sua arte, non si sognerebbe mai di soffocare una sua opera in una camera affollata e illuminata soprattutto con altre luci, che sono lì ad illuminare altre opere. Flavin ha bisogno di silenzio, di buio e di un ambiente quasi etereo. E soprattutto l'opera di Flavin ha bisogno di spazio. Spazio che ruba all'architettura e che fa diventare parte portante delle sue composizioni, colorandola con la luce come se fosse un foglio bianco. Possiamo dire in conclusione che il lavoro di Dan Flavin prevede necessariamente l'architettura, ma come gesto artistico contemplativo, il che è sicuramente un ruolo nuovo e inaspettato per l'architettura. Ebbene amici, anche oggi siamo arrivati alla fine del video. Ovviamente, come sempre, ci sarebbe un sacco di altra roba da dire, ma spero perlomeno di aver solleticato la vostra curiosità, di avervi fatto conoscere qualcosa che magari prima non conoscevate e di spingervi a imparare di più informandovi. E stavolta ho voluto utilizzare l'architettura per avvicinarvi all'arte, soprattutto all'arte contemporanea, che è immensa, è volubile e sicuramente molto più sfaccettata di quello che pensiate. Vi ricordo di seguire il mio canale e seguire i miei social e se il video vi è piaciuto cliccate sul pollicino in su, perché sapere che apprezzate il mio lavoro mi rende non solo molto felice ma anche più propositiva e mi sprona a continuare il mio lavoro. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!